Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come creare un'applicazione con Tuncable che andrà a controllare un relè tramite le ASP8266. Allora, installiamo dapprima l'applicazione sul nostro cellulare e dovremo installare dal Play Store Tuncable Live. Tuncable Live, ok, io già ce l'ho installata, quindi la apro. Dovrete registrarvi al servizio e fare l'accesso. Io già ho fatto il login al servizio e lo dovrete fare anche poi sul sito dove andremo a creare la nostra applicazione. Allora, prima di partire con l'applicazione, io ho caricato già lo sketch che andrà su Arduino e che andrà anche sull'ASP8266. Come i video precedenti, saranno due sketch separati, uno che invia informazioni ad Arduino e ad Arduino recepisce queste informazioni e poi andrà a controllare il pin 12 per accendere e spegnere questo relè. Per caricare lo sketch all'interno delle ASP8266 seguite i video precedenti della serie delle ASP8266 che vi lascio in descrizione, dove spiego appunto come caricare lo sketch all'interno del modulo. Adesso andiamo sul computer e andiamo a vedere nel particolare come funzionano i due sketch. Allora, lo sketch che va sul nostro Arduino praticamente crea una seriale software sui pin 2 e 3 e come vedete RX e TX delle ASP8266 sono collegati sui pin 2 e 3 di Arduino. Scendendo abbiamo una costante chiamata relè dove all'interno c'è il numero 12 che è l'equivalente del pin. In questo caso ovviamente il relè è collegato sul pin 12, una variabile CMD che conterrà il comando che verrà dall'ASP8266. Abbiamo qui l'impostazione del pin relè del pin 12, in questo caso che verrà impostato come uscita e spento all'inizio, quindi di default quando avviamo il programma il nostro relè sarà spento. Qui creiamo una seriale nativa di Arduino sul baud rate 9600, è la classica seriale di Arduino, e qui abbiamo le ASP8266, un'altra seriale, partirà con il baud rate 115200 che sarà il baud rate del nostro modulo ASP8266. Nel loop praticamente Arduino controllerà se l'ASP8266 sta inviando qualche comando, inserirà nella variabile CMD quello che legge dall'ASP8266. Subito dopo controllerà se CMD è 1 o CMD è 0. Se il CMD è 1 praticamente accenderà il relè, se CMD è 0 lo spegnerà. Adesso vediamo lo sketch che andrà caricato sull'ASP8266, che andrà a creare un access point con il nome ASP8266 controllo remoto e la password filo connesso. Voi questi due dati li potete cambiare a piacimento. Ci sono queste funzioni che Serveron praticamente crea una pagina virtuale. Praticamente queste pagine vanno richiamate con 192.168.4.1/on o viceversa off e saranno pagine appunto che richiameranno una funzione all'interno dello sketch. Difatti qui on va a richiamare il void, la funzione on relay che trovate qui sotto, che va a scrivere nella seriale 1 che poi Arduino andrà a leggere e andrà ad attivare il relay. Allo stesso tempo off relay praticamente andrà a scrivere sulla seriale 0 che Arduino leggerà e andrà a spegnere il relè. Adesso che abbiamo visto bene o male come funziona il codice, andiamo nel sito Tuncable. Ricordo, dovete registrarvi, io ho fatto l'accesso con il mio account Google, è lo stesso account che ho utilizzato anche nell'applicazione Tuncable, perché ogni volta che io faccio qualcosa sul computer mi aggiorna automaticamente anche l'applicazione sul cellulare. Clicco su Create New App, la metto in privato,
e la chiamo ESP 8266. Faccio create. Ok, si apre questa interfaccia dove questa è l'anteprima praticamente della nostra applicazione. Allora, diamo una shakerata al telefono per aggiornarlo. Come vedete, praticamente SP8266 è comparsa nella lista delle nostre applicazioni e quindi l'apriamo. È tutto tramite internet, quindi tutto quello che facciamo lì viene aggiornato in tempo reale qui sull'applicazione. Cambiamogli dando lo sfondo alla nostra applicazione per dargli uno sfondo diverso dal normale. Come vedete, ho scelto il verde su TuneCable e sull'anteprima della mia applicazione praticamente trovo anche lo sfondo verde. Aggiungo un pulsante switch e aggiungo anche, sempre qui nei componenti, aggiungo Web APA, che ci permetterà poi di dialogare, di inviare dei comandi GET al nostro modulo SP8266. Allora, adesso andiamo a utilizzare i blocchi per dare una funzione allo switch che abbiamo appena creato e che troviamo qui nell'applicazione. Andiamo su Blocks, scegliamo Switch da qui e ci trasciniamo Switch on Value Change. Poi, sempre su Switch, andiamo a trascinarci Switch Set Value. Trasciniamo New Value su Switch Set Value e andiamo a creare un costrutto condizionale che ci permetterà di andare a eseguire una funzione invece di un'altra a seconda della posizione del nostro switch. Quindi, una volta inserito il nostro costrutto decisionale, andiamo sulla rotella, sull'ingranaggio qui, e inseriamo un else if e riclicchiamo sull'ingranaggio per far sparire il menu. Andiamo su Logic, inseriamo il blocco eguaglianza e lo duplichiamo e lo inseriamo anche sotto. Poi torniamo su Switch e ci prendiamo Switch 1 Get Value, che praticamente ci permette di andare a prendere il valore corrente dello stato del nostro switch. Lo switch di TuneCable praticamente funziona in modo tale che se è attivo ci dà un true, quindi un vero, se è disattivo praticamente ci dà un false, un falso. Quindi andiamo su Logic di nuovo e inseriamo il blocchetto true e il blocchetto false. Ok, quindi potete già immaginare che se andando ad azionare il nostro switch va ad aggiornare lo stato del nostro switch e questo costrutto decisionale va a, diciamo, controllare qual è lo stato, se è true o false. Allora andiamo su Web APA e ci prendiamo il blocco Set URL, andiamo su text e ci prendiamo il blocchetto text. Allora, come detto prima, il nostro SP8266 ha un IP, quindi 192.168.4.1, e gli dobbiamo dare in pasto la pagina virtuale, che darà ovviamente poi l'input per azionare o disattivare il nostro relè. Quindi in questo caso scriviamo http://192.168.4.1/on, perché in questo caso è true. Allora prendiamo questo, lo duplichiamo e lo inseriamo sotto, ma in questo caso andiamo a modificare con off. Ok, l'ultima cosa che ci rimane è, diciamo, azionare il Web APA in modo tale che invia i dati al nostro SP8266. Quindi andiamo su Web APA 1 e inseriamo il blocchetto call get. Ok, adesso abbiamo fatto tutto. Cosa dobbiamo fare? Siccome non sempre le funzioni che andiamo ad aggiornare nel sito vengono aggiornate automaticamente sulla nostra applicazione,
diamo un altro colpetto di shakerata, torna al menu delle nostre applicazioni e riapriamo SP8266. In questo modo avremo aggiornato la nostra applicazione sul cellulare. Adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo passare dalla nostra rete domestica alla rete delle SP8266, quindi la selezioniamo tra le nostre reti, attendiamo qualche secondo. Sta facendo connessione. Ok, si è connessa. Torniamo indietro e tra le applicazioni, ok, il cellulare ci indica che praticamente non c'è una connessione a internet nella rete selezionata. Questo potrebbe portare qualche problema perché alcuni cellulari non si connettono molto facilmente alle reti che non danno dati in uscita e in entrata. In questo momento dovrebbe funzionare tutto alla perfezione. Quindi andiamo ad azionare la nostra levetta, il nostro pulsante switch. Andiamo qualche secondo, delle volte... Ok, se non va, praticamente dobbiamo staccare tutto. Questo perché vi ricordo che l'SP8266 non dovrebbe essere alimentato da Arduino. Io vi lascio questo nel video anche per esperienza, diciamo. Non dovrebbe essere alimentato da Arduino perché non sempre funziona correttamente. Allora lo stacchiamo dall'alimentazione e lo ricolleghiamo. Ok, adesso si è preso il comando. Purtroppo un po' in ritardo, ma si è preso il comando. Dobbiamo riconnetterci alla rete. Ok, siamo connessi. Proviamo a vedere. Allora ragazzi, per evitare problemi di connessione wifi ho anche collegato praticamente il mio ESP8266 a una sorgente d'alimentazione esterna per avere la giusta alimentazione e non avere problemi di connessione wifi, e ho utilizzato l'ESP01 che mi permette di alimentarlo a 5 volt, e niente, ho utilizzato poi questo alimentatore da breadboard che sto alimentando a 12 volt. Come avete già visto, praticamente ho creato la mia applicazione e me la trovo qui. Bisogna collegarsi al SP8266 e proviamo a vedere se funziona. Allora, andiamo a premere lo switch. Vedete? Si accende. Ci mette un pochino ad arrivare con il comando perché questo varia dal telefono connesso, da tanti fattori, però sostanzialmente sta funzionando. Come vedete, se attivo e disabilito lo switch. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile. Come sempre sostenete il canale mettendo mi piace, commentando, condividendo il video e soprattutto iscrivendovi al canale. Più siamo meglio è. Io vado via e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao!